Il mondo immobiliare è quello del credito. Come possono facilitare la transizione green? Avete già avanzato proposte concrete? Ma io credo che sia fondamentale fare rete, fare sinergia sempre più in maniera importante tra il mondo immobiliare e il mondo del credito, anche e soprattutto in relazione alla necessità che la collettività, che la comunità ha di acquisire, di acquistare immobili sempre meno energivori e quindi più efficientati a livello energetico. Noi, sono due le proposte che noi mettiamo in campo: da una parte rendere strutturali gli incentivi fiscali, i cosiddetti bonus casa fiscali, e in particolare il super bonus 110%, che ha dato una grande spinta verso la transizione energetica lo scorso anno e ha avuto riflessi importanti nel mercato immobiliare, e come dire, incentivare il sistema bancario nel mettere in campo, o meglio rafforzare, quei prodotti finanziari come i mutui green e come quei prodotti che sono orientati a facilitare l'acquisto di immobili in bioedilizia e quindi anche a facilitare la riqualificazione energetica attraverso le ristrutturazioni di immobili, attraverso la facilitazione, diciamo, di acquisti di materie prime ecosostenibili. In ultimo, la proposta uscita dal tavolo dell'efficientamento energetico di ABI in relazione a proporre al governo di mettere in campo la garanzia dello Stato in relazione ai finanziamenti orientati a facilitare l'acquisto di immobili meno energivori e quindi di immobili qualificati a livello energetico. L'Unione Europea ha fissato tempi e obiettivi precisi per la transizione energetica del parco immobiliare privato. Sì, l'Europa ci impone una tempistica, proprio in relazione alla direttiva uscita a fine anno, che impegna tutti gli Stati membri, quindi anche nel nostro caso lo Stato italiano, a migliorare di una classe energetica tutto il parco immobiliare residenziale privato. In particolare ha stabilito una percentuale, ovvero il 15% del patrimonio immobiliare appunto meno efficientato, e per il sistema Italia significa il 35% dello stock immobiliare che è in classe G, l'ultima classe energetica, migliorarla di almeno una classe energetica per il 2030 e migliorare invece quella penultima dalla F alla E almeno entro il 2033. Quindi abbiamo dei tempi ben scanditi per riuscire a raggiungere gli obiettivi comuni. Ci riusciremo? Noi siamo ottimisti, siamo positivi, credo che sia determinante fare sinergia, appunto fare rete, tra tutti gli stakeholder, e quindi ABI sicuramente su questo ha un ruolo determinante.